si è svolto ad Ascoli del Tronto il 30° congresso nazionale dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, un'associazione che conta attualmente più di 6.000 iscritti e che rappresenta pertanto un punto di riferimento fondamentale per tutti i chirurghi ospedalieri che sono oggi qui riuniti a confronto. Un convegno particolare questo in cui si celebra i 30 anni della sua ricorrenza, un arco di tempo durante il quale, grazie al tumultuoso ed incessante progresso scientifico, si sono verificati profondi mutamenti in campo tecnologico, organizzativo ed assistenziale che hanno sollevato numerose problematiche e prodotto un passaggio epocale verso un'era gloriosa di avanzata tecnologia, per molti versi inimmaginabile nel passato, di cui certamente andare fieri, ma su cui occorre certamente fare anche delle riflessioni per i suoi possibili effetti nel futuro. Non a caso dunque il motto del congresso, che è stato "perché la tradizione continui guardando al futuro", un motto che, come ha affermato il presidente del convegno, il professor Luciano Landa, nel suo messaggio inaugurale, nasce dal fatto che l'evoluzione tecnica e tecnologica che consente oggi di affrontare problematiche chirurgiche un tempo impensabili non potrebbe esistere senza l'impegno, la ricerca e la sperimentazione degli anni passati, così come il chirurgo di domani non potrà esistere senza la determinazione e la dedizione che, forte della tradizione, saprà mostrare il chirurgo di oggi. Nei 3 giorni dedicati alle sessioni scientifiche, molti temi trattati, da quelli propriamente tecnici a quelli organizzativi, formativi e giuridici, distribuiti in simposi, sessioni interattive, sessioni congiunte, tavole rotonde e consensus e conference. Tra i temi trattati nei simposi vi sono stati quelli di interesse clinico, come l'addomostile, una patologia grave e ricca di insidie in cui molto incide l'esperienza del chirurgo per quanto supportata dalle nuove ed avanzate tecnologie. I tumori dell'ileo epatico, in cui le moderne strategie di risezione epatica offrono soluzioni sempre più positive. La chirurgia a buon accesso, a che punto siamo? Una chirurgia che si sta sempre più affermando quanto più si accertano i limiti della sua applicazione. La chirurgia senologica, dall'efficacia senologica al miglior risultato estetico, in cui le tecniche di risoluzione mammaria, affiancate da quelle propriamente demolitive, hanno aperto nuovi orizzonti nel trattamento del tumore della mammella. Simposi questi che si sono continuati con la trattazione di nuovi altri temi, in cui il comune denominatore è stato il confronto continuo di tecniche e soluzioni per patologie che sempre più subiscono l'influenza e quindi il condizionamento ai nuovi mezzi tecnologici, diagnostici e terapeutici. Patologie di sempre, quindi, che occorre anche riconsiderare e rivalutare per superare i limiti del passato e anche per riproporli nel quadro di questa nuova era tecnologica, mini-invasiva, laparoscopica e robotica. Si è anche cercato di trovare un punto di incontro su patologie che offrono numerose controversie in campo diagnostico e terapeutico in sessioni con consensus e conference, come quella ad esempio riguardante il trattamento laparoscopico dell'occlusione di digiuno ileale a cura della commissione COI Giovani, e quello di particolare interesse clinico riguardante la chirurgia del morbo di Crohn, presidente il professor Tersigni, in cui con il parere di esperti si è voluto tracciare alcune linee guida per una patologia che per il suo decorso e la sua varietà clinica ancora pone numerosi interrogativi sul trattamento medico-chirurgico, sui loro tempi e modalità di azione e sulla loro efficacia a lungo termine. Un vasto programma scientifico, dunque, da cui molti sono stati gli spunti, le riflessioni, i giudizi, le critiche, che hanno aperto dibattiti e cercato nuove soluzioni, ma aventi come comune denominatore quello di una tradizione che deve ormai continuare e guardare il futuro. Un motto che non a caso è stato oggetto in una videosessione di chirurgia di particolare interesse, avente appunto per tema videochirurgia, classici dal passato, in cui sono stati relatori alcuni dei chirurghi come Casciola, Corcione, Croce, Uscher, Melotti, Sartori, Spinoglio, Parini, che sono stati tra gli artefici e i pionieri di questa nuova frontiera della chirurgia, da cui si sono espanse le tecniche laparoscopiche nell'arco di questi ultimi 30 anni.
Un progresso formativo e tecnologico del tutto innovativo e senza precedenti nel passato, che ha prodotto la nuova schiera di chirurghi, in cui il vecchio bisturi progressivamente è stato sostituito in gran parte dagli interventi con le nuove più sofisticate procedure laparoscopiche e robotiche. Chirurghi che in questi 30 anni ha via via perfezionato le tecniche, condizionato la produzione di nuovi strumenti di sezione, modificato le strategie chirurgiche fino a costruire un nuovo patrimonio di conoscenze, il cui problema adesso è come tramandarlo alle nuove generazioni, affinché, secondo il motto di questo convegno, la tradizione continui guardando al futuro. Problematiche queste che riflettono da una parte il mutamento dei tempi, che richiedono da una parte una preparazione del tutto innovativa del chirurgo, che rischia di diventare poi sempre più ultra specialistica e frammentaria, e dall'altra i rischi che si possono incontrare ogni volta che si attui una nuova soluzione tecnologica. Un problema questo che è stato oggetto di una tavola rotonda, per cui appunto si è posto il quesito, per alcuni versi inquietante: sopravviveranno la formazione e la figura del chirurgo generale in nuovi contesti? Un quesito la cui risposta ormai sta nell'immediato futuro, in cui sarà sempre più difficile conciliare una cultura enciclopedica dei vecchi tempi con un'attuale, in cui la specializzazione e la superspecializzazione rappresenta sempre una risposta concreta ai bisogni del cittadino. Un problema dunque che si apre a nuove generazioni, le quali già da tempo all'interno della COI si sono riunite in un gruppo a sé stante, che ha tenuto proprio in questo congresso una prima assemblea giovani per rispondere a un interrogativo pressante: cosa abbiamo fatto, cosa puoi fare tu? Una risposta che deve tener conto anche del contesto organizzativo del sistema sanitario, un problema questo affrontato in una tavola rotonda, avente appunto per oggetto il sistema di reclutamento dei dirigenti del servizio sanitario pubblico, procedure concorsuali, certificazioni dei professionisti. Una nuova cultura in continua evoluzione, che non è esente da nuovi rischi che una tecnologia così sofisticata può presentare, per la complessità dei suoi mezzi e la compartecipazione interdisciplinare, così come è stato appunto detto nella sessione avente appunto per tema audit clinico, strumento di clinical risk management, in cui sono stati discussi tra l'altro la epidemiologia degli eventi avversi in medicina e la dimensione cognitiva dell'errore umano in medicina. Problemi questi di particolare rilievo in un momento come quello attuale, in cui, come è stato detto in un'altra sessione dal tema "Ho bisogno di parlarle, la comunicazione dell'errore in chirurgia", ci si interroga sul ruolo attuale della comunicazione, quali i suoi limiti con la privacy e le eventuali conseguenze penali. Quesiti questi che, come è stato esposto in un'altra sessione di argomento affine, medicina e legalità, direzione abbiamo un problema, rientrano insieme ad altri in quella sfera giurisdizionale a cui continuamente la sanità deve rispondere, con la conseguenza di una medicina sempre più difensiva, che in alcuni casi può essere di minore beneficio per il paziente. Problemi comunque che mirano ad una soluzione pratica, che si è realizzata all'interno della COI con il sorgere della Fondazione Chirurgo Cittadino, nata nel 2010, che si avvale della collaborazione con i rappresentanti di associazioni di tutela del cittadino, quali la Cittadinanza Attiva Ollus, Bioetici e Sociologi, con l'obiettivo principale di un rafforzamento tra il mondo della chirurgia e quello dei cittadini pazienti, attraverso un dialogo di condivisione ed un nuovo concetto di relazione basata non solo sull'informazione, ma su scelte e decisioni affrontate insieme. Tutto ciò attraverso un processo definito dagli anglosassoni di empowerment, in cui la ricerca come fondamento del progresso scientifico, la promozione della formazione del chirurgo per la sicurezza costituiscono altrettanti obiettivi, e di cui ce ne parla il presidente della COI, Rodolfo Vincenti. Semplicemente la COI un anno fa ha deciso che era arrivato il momento, che fosse arrivato il momento di aprire le proprie conoscenze al cittadino e ascoltare il cittadino per quanto riguarda le domande che il cittadino pone al chirurgo per una buona assistenza. Allora abbiamo creato la Fondazione Chirurgo e Cittadino, che ha come parole chiave professione, dialogo e condivisione, e direi in più anche partecipazione.
E allora abbiamo cercato di capire in Italia quello che avviene dal punto di vista dell'assistenza e che percepita dal cittadino, e abbiamo ideato la giornata dell'ascolto e la settimana dell'ascolto tutto il mese di aprile, per cui abbiamo in questo momento più di 8.000 questionari che ci dicono e ci danno uno spaccato di quello che il cittadino chiede al chirurgo, e noi daremo le risposte. Grazie. Un congresso in definitiva ad ampio raggio e di ampio respiro, in cui gran parte delle problematiche attuali hanno avuto la loro voce e gli spunti per un'efficace soluzione per una chirurgia che occorre saper gestire innanzitutto per evitare ogni rischio, come è stato rilevato nella sessione appositamente dedicata dal tema Risk Management in chirurgia, a che punto siamo nel nostro paese. Una chirurgia sempre più tecnologicamente avanzata e per questo più costosa, per il cui mantenimento si ravvisa la necessità di modelli organizzativi sempre più efficaci ed efficienti, così come è stato rilevato nel simposio dal tema Ingegneria clinica, innovazione e sicurezza in chirurgia, competenze e sostenibilità, in cui è stato osservato come la tecnologia stia ormai raggiungendo vertici, per cui la spesa sanitaria nei prossimi anni sembra destinata a crescere in media del 3% del PIL, diventando il maggiore elemento di rischio per la sostenibilità fiscale. Un mondo dunque in cui le tecnologie mediche saranno presenti in ogni campo dello scibile medico, dalla bioinformatica alle scienze omiche, genomiche, proteomiche, trascrittomiche, dal planning preoperatorio alla chirurgia mininvasiva, conservativa e ricostruttiva, dalla medicina rigenerativa ai percorsi riabilitativi, lungo un cammino in cui il singolo cittadino, da soggetto passivo ricevente la prestazione, dovrà necessariamente tramutarsi in un individuo collaborativo che utilizza attivamente le tecnologie biomediche necessarie al mantenimento e al ripristino del suo personale stato di salute. Alla luce di tutto ciò, di quanto ciò è accaduto in questi 30 anni celebrati in questo congresso, non appaia quindi fuori luogo, per il travolgente ed impetuoso progresso scientifico-tecnologico, la sensazione di trovarci come a 30 anni luce dal precedente passato, in un mondo nuovo in cui però solo dalle esperienze di quel passato, di quella tradizione che sempre onora una civiltà, si può e si deve, come affermato in questo convegno, trovare il giusto orientamento per camminare insieme sulla via della ragione, su quella via in cui sia l'uomo a guidare la tecnologia e mai il contrario. E a conclusione dei lavori abbiamo pertanto voluto chiedere al Presidente del Congresso, il Professor Luciano Landa, qual è il significato, il messaggio, a suo parere, di questo importante congresso. Il valore è racchiuso nello slogan di questo congresso, 30 anni di AGOI perché la tradizione continui guardando al futuro. E abbiamo cercato di fare un programma scientifico importante, denso e senza voler essere innovativi a tutti i costi. Tireremo le somme alla fine e ci direte se ci siamo riusciti o meno.